Buonasera, rieccoci a casa di Carmela in Lucania. Questa sera cucineremo come sempre un piatto locale. Ne faremo più di uno, soprattutto perché i piatti lucani sono molto ma molto poveri e molto tradizionali. Partiremo con baccalà e peperoni cruschi, andremo a farli fra un po'. Faremo direttamente le palline di baccalà e patate come antipasto. Poi prepareremo la ciambotta lucana. Vedrete di che cosa si tratta. È una ciambotta particolare. Perché particolare? Perché ci sono tutti gli ortaggi delle nostre campagne con annessa la cipolla e saranno messe a tavola in una pannelluccia. Io la pannelluccia ve la faccio vedere perché è già pronta per impiattare, però noi in questo momento partiremo perché questa sera noi faremo tutto quello che andremo a cucinare per cena con le pentole che vedete qui. Faremo il nostro pane nel kit forno, che lo devo avviare subito, lo vedete? Lo devo avviare subito perché sono le mie pannellucce. Ci vogliono 20-25 minuti, quindi lo devo avviare immediatamente. Vedete, l'ho messo sul mio fornellino. Ovviamente il mio coperchio speciale effetto forno. Adesso andiamo ad accendere. Andiamo ad accendere, ok, il nostro fornello per fare il fritto. Perché vi dicevo, noi questa sera avremo tutto cucinato al momento, però di qualcosa di diverso, di speciale. Notate, il mio piano cottura è molto piccolo, però cucineremo la cena per 5 persone con tutte le nostre pentole. Stasera utilizziamo le mini bio, perché vi vogliamo dimostrare che le nostre mini bio, nonostante sembrino piccole, mi permettono di fare un fritto per tutti e cinque. Anzi, vi dirò di più. Io questa sera ho anche gente a cena, come molto spesso capita dalle mie parti. Accendo il mio fornello al massimo. Partiamo dai peperoni cruschi. Molto spesso io li ho postati i video dei peperoni cruschi. Questa sera voglio farli in diretta con voi. È vero che è un piatto locale lucano, non è un piatto di tutti. Però in tanti mi avete chiesto, peperone crusco, come si fa a friggere? Eccolo qua. Noi lo immergiamo nell'olio freddo, immergiamo direttamente tutti i peperoni, tutti. Prendiamo la nostra pinza, li abbassiamo, vedete? Per farvelo vedere meglio mi avvicino, di modo che avete la possibilità di guardare perfettamente quello che sto facendo. Lo copro con il nostro coperchio speciale e li faccio andare. Perché li ho messi a freddo? Perché i nostri peperoni, nel momento in cui li andiamo a cucinare in questa maniera, diventeranno croccantissimi. Croccantissimi significa così, cioè dovranno diventare che fanno questo rumore. Cioè, se io prendo questo qui, mi si sfregola perché vuol dire che è perfettamente, vedete? Questo significa croccantissimo, però quando lo tireremo dall'olio il nostro peperone non sarà così croccante, lo troveremo un pochino umidiccio, ma perfettamente fritto. Nel frattempo che i peperoni partono, io vi ho parlato prima di fare la ciambotta lucana. Cosa facciamo con la ciambotta lucana? Prendiamo la nostra bella pentolina, eccola qua, ci mettiamo l'olio, pochissimo olio perché vi racconto un aneddoto. Qualche anno fa ho conosciuto un'azienda speciale spettacolare. La prima cosa che hanno fatto quando sono stata invitata ad una delle loro presentazioni è stata proprio la ciambotta. Io sono abituata a fare la ciambotta con l'olio, quindi ho buttato quest'olio in abbondanza. E un caro amico mi diceva: signora Berettieri, l'olio ne metta poco perché lo troverà tutto in superficie. Vabbè, io sono un po' come San Tommaso. Non ci credo se non ci metto il naso. Vedete, l'olio è veramente pochissimo. Ho messo la cipolla. Adesso ci andrò a mettere tutte le nostre verdure. Le verdure quali sono? Abbiamo la melanzana, abbiamo la patata, abbiamo il peperone rosso e il peperone giallo. Si potrebbero mettere tante altre verdure, però questa sera, dato che dobbiamo fare tutto in diretta con voi, ho cercato di fare un qualcosa di un pochino più spicciolo e più veloce. Vado a coprirlo con il nostro coperchio speciale, alzo la fiamma e la faccio andare. Nel frattempo vi faccio vedere i miei peperoni. Vedete? L'olio si sta riscaldando. Mentre l'olio si riscalda, noterete che anche i peperoni cambiano
cambiano colore. Quando mi accorgo che sono cotti? Quando si sono arricciati, non quando diventano scuri, ma quando si sono arricciati. Dato che l'olio era freddo, ci vorrà qualche minuto in più, però noi contemporaneamente ci prepariamo altre cotture. Quindi ricapitoliamo, cosa abbiamo messo in campo? Abbiamo messo il nostro kit forno con i nostri panini, anzi, dato che qualcuno potrebbe non essersi collegato con noi in tempo utile, vi faccio rivedere. Guardate che soddisfazione, dite la verità, è una soddisfazione. Cioè io li ho accesi 5 minuti fa, è vero che ho messo il fuoco a manetta, però io entro la fine della diretta devo farveli vedere perfettamente cotti. Quindi mi sto attrezzando per far sì che tutto sia cotto, perfetto da mettere a tavola. Poi vi dicevo, abbiamo il nostro baccalà. Quando noi andiamo a parlare del baccalà, il baccalà è un pesce povero, si dice, ma di povero molto poco, perché parliamo del merluzzo, e il merluzzo, per quanto noi possiamo credere in tante cose diverse, è il pesce più nobile che c'è, perché è ricco e altamente proteico, è ricco di vitamine, è ricco di selenio, è ricco di vitamina B, B12, quindi ovviamente è un ottimo, chiamiamolo ottimo prodotto, ma io direi un ottimo alimento per tutte le estate e tutte le stagioni. Questo qui è il nostro vero crusco pronto. Io che faccio? Tolgo il mio coperchio, lo metto a posto, lo poggio, spengo il mio gas, prendo la mia pinza, la mia ciotolina, li vado a reimmergere, ma una cosa ve la devo far vedere. Se voi notate, perché mi sono accorta che sono fritti? Si sono alzati, vedete? Nell'olio si sono alzati. Essendosi alzati mi dicono, guarda, noi siamo pronti, se ci lasci un altro po', potremmo bruciarci, perché io dico sempre quando cucino, tutto ciò che andiamo a mettere in cottura parla, e parla con gli odori, con i rumori, quindi ovviamente in base a quello che sento e a quello che vedo, io posso sapere, capire se quello che ho fatto è cotto o meno. Pronti i nostri peperoni? Quanto tempo sono stati? 4 minuti? 5 minuti? Ricordate, tutto da freddo. Adesso vado a mettere i miei peperoni pronti, ve li faccio vedere dopo, quando ci ho messo il sale. Adesso, vi ho detto che avrei fatto il baccalà con i peperoni cruschi, eccolo qua, lo immergo nell'olio, perché 4, noi siamo 4 in famiglia, quindi più di 4, no, ne siamo 5, scusatemi, ma uno dei miei figli, ahimè, purtroppo non sarà bello da dire, lui mi dirà, mamma hai detto i fatti miei, ma non mangia il baccalà. Quindi non mangiando il baccalà questa sera per lui, poi vedrete, sto preparando qualcos'altro, perché a lui andrà qualcosa di diverso. Perfetto, lo abbiamo acceso sempre al massimo della fiamma. Ovviamente io perché dovevo dimostrare a voi, ho dovuto utilizzare il fornello un pochino più grande, questa pentola andava su questo fornello qui, ma non potevamo fare diversamente. Ovviamente me lo sono messo davanti, perché così avete avuto la possibilità di guardare. Mi devo rendere conto un attimino di come procede, opla, scusate, ma quando si è in diretta accade di tutto, cosa sta accadendo alle mie verdurine. Ve le faccio vedere, farò un po' di qua e un po' di là, però per rendervi partecipe, notate, sopra sembra che non sia successo nulla, ve le giro e vi faccio vedere come stanno andando senza olio, perché l'olio che abbiamo messo veramente è irrisorio, ma cuoceranno senza un goccio d'acqua. Di solito noi quando cuciniamo in maniera tradizionale cosa facciamo? Ci aggiungiamo l'acqua e poi procediamo nella cottura. Noi qui oggi acqua non ne metteremo assolutamente. Vado a ricoprire e faccio continuare la sua bella cottura. Il baccalà qualche minuto in più lo vuole, perché? Perché ovviamente, è vero, abbiamo fatto prestissimo per quel che riguarda i peperoni. Il baccalà dobbiamo farlo condire, quindi qualche minuto in più lo vuole. E di solito io lo metto prima. L'ho dimenticato, perdonatemi, ci va uno spicchietto d'aglio, perché con il mio spicchietto d'aglio vado a dare, oltre che il sapore al baccalà, anche il sapore alla cottura che dovrò fare dopo, perché vi dicevo prima, mi sono preparata. Questo è il mio antipasto di questa sera, la ciambotta lucana da mettere nelle nostre pannellucce che sono già in cottura, ed eccole qua. Poi abbiamo il baccalà, 2 minuti ed è fritto, poi friggeremo le nostre palline di baccalà e patate, che è un piatto che a casa mia va molto ma molto di moda.
Il fritto di solito noi non lo apriamo mai, però stasera qualche cosina ve la devo far vedere. Guardate. Guardate qua. Cioè, io ho messo dei pezzi grandissimi, non si sfaldano. Avete notato? Non è infarinato, non è nulla. Anzi, lo devo togliere perché è già pronto. Spengo, prendo la mia ciotolina, il mio ragnetto e lo vado a togliere. Sposto. Lo scolo bene bene. Nel frattempo abbasso anche la fiamma alla mia ciambottina. Perché l'abbasso? Perché nel momento in cui andiamo a fare la ciambotta che deve cucinarsi con la propria acqua e i propri valori nutrizionali, noi non possiamo tenerla così alta. Prendo anche questo pochino e l'aglio ce lo lascio perché mi serve per la frittura di dopo. Ecco qua. Che ne pensate? Dopo lo andrò a condire con i nostri peperoni crusti. Adesso che faccio? Ho le mie palline. Ovviamente ne faccio due a testa perché, torno a dirvi, uno dei miei ragazzi non le ho. Quale sarebbero andate 14? Le ho contate perché prima ne ho cotte altre, perché stasera davvero ho a cena ospiti e quindi mi sono portata avanti. Nel portarmi avanti ho dovuto cucinare altre pietanze perché siamo in 12. Infatti, se voi notate, io già pronte le altre palline, ho altri peperoni cruschi, ho tutte le cose che mi serviranno per la mia cena. Vado a ricontrollare i miei panini. Mi sento mamma, se lo giro poco poco si nota o devo portarlo? Mamma mia, no, ve lo devo portare perché sono pronti, no, non ci credo. Io quelli che ho fatto ieri ci ho messo molto più tempo. Scusate il mio entusiasmo. Però molti di voi mi conoscono, sono proprio così, cioè non sono molto costruita, io questa sono, mi entusiasmo per poco, mi piace condividere con gli altri quello che sono io nella mia quotidianità e nella vita, che sia lavorativa o che sia familiare, sono così. Quindi quando vedo le cose così ben riuscite, sono soddisfatta. Vado a ricontrollare le mie verdurine, bellissime. Queste qui me le giro poco poco, è inutile che ve le prendo, ve le giro poco poco e ve le faccio vedere, perché credo che si vedano. Enzo, si vedono, mamma? Ok. Perfetto. Posso comunque rialzare la fiamma perché vanno benissimo. Ci metto un pochino di sale, così andiamo ad accentuare e ad accelerare un pochino i tempi della cottura. Perdonatemi per i rumori dei coperchi e delle pentole, perché sicuramente li sentirete, perché ovviamente mi muovo in cucina, gli spazi non sono larghissimi e quindi i rumori ci saranno. Però cosa stiamo facendo stasera? Noi stiamo preparando una cena e la prepareremo veramente nell'arco di, mi auguro, di farcela in mezz'ora. Una cena per più persone, dall'antipasto al secondo e se riusciamo, vedremo se riusciamo a fare qualcos'altro. E l'abbiamo fatta anche abbastanza elaborato perché ci stiamo preparando le nostre panellucce. Abbiamo fatto i nostri fritti e siamo quasi a buon punto. Stiamo facendo la nostra ciambottina. Avremo il nostro arrosto, perché come secondo, noi questa sera, visto che la cena è a base di baccalà, avremo il nostro baccalà. Baccalà arrostito. Me lo sono già provato. Ci vogliono giusto 7 minuti, perché il baccalà è un filetto molto ma molto doppio. Quindi la cottura sarà molto veloce. E poi, per chi non mangia il baccalà, aggiungeremo insieme al baccalà il salmone. Nel frattempo che le mie cotture procedono, io mi porto avanti perché stasera uno dei miei ospiti non mangia la ciambottina. E allora, zia, che cosa ha fatto? Zia, ha preparato la zuppa di ceci. Non potevo farla stasera in diretta, purtroppo. Però c'ho tutti i video pronti. Quindi adesso cosa mi faccio? Me la prendo. Il meccanismo è questo, quando noi parliamo della ciambotta lucana, la ciambotta lucana è questa, che si può fare con i legumi, si può fare con i peperoni, i friggitelli fritti, si può fare con la ciambotta classica con l'uovo. Il trucco è che all'interno ci sia anche il succo. Perché? Perché questa era la colazione dei contadini quando andavano nei terreni
in maniera con un lavoro diverso da quello che noi potremmo immaginare oggi, perché oggi, per quanto lavoriamo, non è quel tipo di lavoro. Questa qui è la pagnottella ed è la ciambotta lucana. Questa qui è stata realizzata con i ceci. Poi andremo a realizzare l'altra con le nostre verdurine. Vado a girare, mi sposto questo perché non mi serve più. Vado a girare le nostre verdurine. 3-4 minuti e ci siamo. Ci vado ad aggiungere nel frattempo però i pomodori, perché ci vanno anche i pomodori nelle ciambotte. Li metto interi perché mi piacciono vederli scoppiettati. Ok, il mio fritto è anche pronto, spengo, ve lo faccio vedere. Allora, guardate qua. Guardate qua. Quanti minuti siamo stati? Io non li ho contati, ma non più di 3-4 minuti. Perfetto. E l'abbiamo fritto, lo faccio direttamente, lo rivolgo nella sua ciotolina. L'abbiamo fritto in maniera, oltre che velocissima, in maniera naturale nell'olio che noi già avevamo utilizzato per fare altri fritti. Questa pentolina in questo momento non ci serve più. E avete notato, io ho usato la pentolina piccola per un motivo. Per farvi rendere conto che comunque in ogni caso, se io devo cucinare un buon fritto e lo devo fare con una pentolina piccola, posso farlo senza problemi. E adesso cosa faccio? Mi vado a spostare i miei fornelli, in modo che posso lavorare un pochino più comoda, non ho il problema ecco qua. Mi accendo la mia barbecue. Ok, le mie verdurine continuano a cuocere. Mi controllo, ma no, ve lo devo far vedere. Sono pronti, ragazzi. Ma manco un quarto, non lo so se è un quarto d'ora o 20 minuti. Pronti, li devo spegnere perché devo farli diventare dorati sopra. Mi ero preoccupata che poi non avrei fatto l'impiattamento, invece l'avrei fatto in maniera tranquilla e serena. Perfetto, quindi fra un po' toglierò anche questo. Adesso che faccio? Ho acceso il fornello ad alta fiamma, la faccio riscaldare perché noi dobbiamo avere la barbecue perfettamente calda per poter fare un buon arrosto, che sia di pesce fresco o di carne fresca. Deve zampillare l'acqua dentro. Adesso che facciamo? Il tempo che lei va avanti, io vi ho fatto vedere i miei panini come sono, che sono la fine del mondo. Anzi, ve li faccio rivedere perché lo so, non diventeranno tanto dorati, però dai, non ci credo nemmeno io. Davvero non ci credo nemmeno io. Posso spegnere perché adesso io lo spengo, lo sposterò, lo metterò di là perché qui mi serviva lo spazio per muovermi. Perché lo spengo adesso? Lo vado a spegnere e per i prossimi 7-8 minuti terrò il coperchio chiuso. Anche se sono già ben dorati, permetterà all'alimento che è in cottura, quando noi utilizziamo il nostro fantastico e eccezionale kit forno, permetterà della doratura perfetta sopra. Adesso, per evitare di fare danni, perché io sono un pochino. Ecco qua, prendo per bene e sposto. E mi sono anche liberato lo spazio. Siamo già a buon punto. Abbiamo la nostra ciambottina. Ci siamo preparati il nostro antipasto. Eccolo qui, con i nostri peperoni etruschi. Quindi l'antipasto ce l'abbiamo già pronto. Ok. Adesso avevo promesso a me stessa che avrei preparato anche un dolce con la padellina. Adesso cosa vado a fare? Controllo la mia barbecue, ma credo che ci siamo. Voi mi perdonerete se non sarò proprio brava, 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 perché ovviamente i tempi sono molto stretti. Allora adesso vi faccio vedere se la mia barbecue è pronta. Vediamo un po', perché io sull'altro fornello l'avevo. Deve fare un altro pochino. Dovrebbe essere un pochino più. Ok, però zampilla, diciamo che potrei metterlo, così anticipo i tempi. Ok, nel frattempo che metto. Allora, baccalà, eccolo qua, lo mettiamo nella barbecue. Ok, sentite come spigola? Se spigola vuol dire che comunque non è perfetta, perfetta, ma non ho tutto il tempo per poter. Purtroppo aspettare un altro pochino e poi metterò per il mio ragazzo che non ama il baccalà, metterò ecco qua e lui metteremo altro.
il tempo che do al baccalà di cuocere. Credo che ce la faccio, la devo fare sta chicca. Spero di farcela in diretta con voi, perché sennò c'è quello pronto. Cosa vado a fare adesso? Mi vado a riscaldare la padella. La riscaldo ben bene. Ecco qua. L'ho già messa perfetta. Il tempo di riscaldarmi, prendo il mio coperchio piccolino. Vedete la cosa bella di questi coperchi? Non si è sporcato. Io adesso lo pulisco con serenità e tranquillità. E lo vado a riutilizzare, senza problemi. Veloce. Non mi crea difficoltà nell'utilizzo in nessuna maniera. E lo faccio in tutta tranquillità e serenità. Quindi mi permette di fare tante cose contemporaneamente. Soprattutto noi donne che lavoriamo. Oltre che lavoriamo, abbiamo anche, tra virgolette, la voglia di voler fare a tutti i costi, per i nostri figli, tutto benissimo. Fare tutto benissimo, qualche cosa per strada bisogna perderla. Quindi è ovvio che quando vado a perdere qualcosa per strada faccio delle scelte. E io scelgo di perdere forse la cura di me stessa in alcune cose, però quando metto a tavola per i miei figli il mangiare, per me è indispensabile che sia fatto nella maniera migliore possibile. Non ricordo se ho messo il sale, sì, l'ho messo il sale nella ciambottina. Quindi avere questo tipo di opportunità e poter arrivare a casa e sapere che c'è una partita stasera e che avrò ospiti e quindi dovermi organizzare per fare cose diverse, ho questa possibilità ed ho un piano cottura molto piccolo, anche se stasera avete visto solo un fornellino. Se devo cucinare per 22-23 persone, 25 persone, qui di solito c'era un altro fornellino su un altro tavolinetto. Quindi ho la possibilità di utilizzare appieno, nell'arco di poco tempo, di utilizzare tutto questo sistema di cottura fantastico che mi può permettere davvero di vivere la vita come piace a me viverla, con la mia famiglia, in questa maniera. Fare tutto e farla a me. Notate? Esce vapore, la cottura sta andando bene. Devo aspettare qualche altro minuto, non vorrei che alla fine, per la fretta di farvela vedere, quando vado a girarlo potrei spappolarlo. E la cosa non mi entusiasmerebbe. La mia ciambottina, ragazzi, ci siamo. Ok, apposta, la posso togliere perché a me il pomodoro piace che deve sentirsi integro. Ok, perfetto, ragazzi, che ne dite? Si vede? Spero che si veda. L'odore è eccezionale. Me la metto di là perché poi la, ecco qua, la copriamo. La utilizzerò per andare a condire il nostro pane, perché 2 minuti un altro panino lo farò. E mi vado a mettere questa qui che mi viene più comodo. Nel frattempo che devo girare il baccalà, mi permetto di fare questa chicca. È un impasto veloce e semplice, veramente della tradizione contadina. Poi ve la scriverò, perché quello che ho fatto ieri l'ho anche filmato. Cosa faccio? Metto nella pentola calda, ci vado a mettere uno strato. Eccolo qua. Nel frattempo che io chiacchiero, lo strato mi si va a addensare. Vado a controllare la mia pallettina qui, la mia cottura del baccalà. Allora, vedete? Mamma mia, lo giro subito. Ed è un filettone di baccalà. Aspettate, lascio il coperchio così ve lo faccio vedere mentre lo giro. Si vede? Ok. Sul baccalà non vado a mettere sale, perché voi sapete benissimo che è dissalato. Quindi, essendo dissalato, dovrei usare tutte e due le mani, però sono diventata bravina. Beh. Non me lo aspettavo. Oh, là, questo mi fa un pochino patire, ce l'abbiamo fatta. Chiudiamo, nel frattempo ci metto un po' di sale, il sale grosso, e dirà vabbè, ci mettiamo un po' di sale rosa che qui. Lo andiamo a condire, solamente il baccalà. Io ne do molto le spezie, sul baccalà metterò anche un pochino di spezie delle nostre montagne. Ecco qua. Ok, e lo facciamo finire di cuocere. Nel frattempo, la nostra... Vedete? Allora, come funziona questo dolce? Adesso lo vado a controllare. Aspettate che sciacquo, ho fatto una piccola... Volevo mettere il sapore della palettina. Ok.
due minuti ed è pronto anche lui. Ok. Allora, il baccalà? Sì. Mi fanno notare che ho fatto un piccolo errore, avrei dovuto mettere il coperchio effetto forno, che era di qua, non lo trovo più, va bene, è stato posto. Ah, eccolo. Perdonatemi, ma il tempo la diretta. È ovvio che ho avuto qualche piccolo errore perché andava più effetto forno, non l'effetto umido. Grazie Vincenzo. Ecco qua. Nel frattempo credo che ci siamo. Notate un colore diverso. Qualche anno fa il colore era giallo, quindi notate dei colori un pochino diversi, ma solo perché nel corso degli anni, ogni volta c'è stata una novità, il colore è stato un tantino diverso. Credo che il mio baccalà possa essere quasi tolto, perché vado a preparare un attimino il piatto, eccolo qua. Qui ci metteremo il nostro pezzettino di baccalà, quello lì da andare a mettere in piattato. Vediamo un pochino, un attimo, due minuti, perché voglio farvi vedere anche come è facile lavare la nostra barbecue. Perché vi dico facile? Perché se io la vado a lavare un attimo ok, mi giro un attimino la mia, eccola qua, vedete? Non sarò perfetta perché vado troppo di fretta, però nonostante non sia perfetta, vi metterò una crema di peperone brusco. Ecco qua. Ok, poi ci metterò formaggio caprino, sempre delle nostre zone, e poi ci vado a fare un altro strato sopra, eccolo qua, vedrete come si chiude perfettamente, eccolo qua. Ok. Ci siamo. Vedete? Non lo piego troppo perché sennò... E adesso vado. Il tempo che finisce di cuocere il nostro dolce, vado ad impiattare la mia... Ok. Con i tempi ci siamo quasi. Dovremmo rubarvi qualche minuto in più. Allora. I miei fornelli sono un pochino lenti, ragazzi, quindi è venuta cotta perfettamente, ma le striature non riesco a farvi vedere se devo fare tutto in diretta, mi diventa un pochino più complicato, però vedete, è perfettamente cotto. Qua sopra io che ci vado a mettere i miei cruschi, perché la crema che c'è sotto comunque è crema di cruschi. Ed ecco qua uno dei secondi, gli altri me li vado a mettere nel piatto da portata. Eccolo qua. Uno qua. E uno qua. E poi non me lo vado a condire. E invece a Giuseppe metteremo il suo... Eccolo qua. Che condiremo con il pesto di pistacchio. Perché anche il pistacchio c'è anche in zona. C'è il pistacchio di Senise che è molto ma molto buono. Adesso cosa facciamo? Io devo lavare la mia barbecue. Come faccio? Guardate, semplicissimo. Sgancio le mie alette. Metto dentro la mia cucina. La prendo. Vado nel mio lavello. Per evitare di sporcarmi e di schizzarmi, poggio il coperchio che aveva sopra. Enzo, non riesci mamma ad avvicinarti poco poco? Ci faccio andare l'acqua. Quando io ci metto l'acqua così, non avrò mai problema di schizzarmi. In più, se voglio lavarla proprio bene, ci butto un po' d'aceto. Buttandoci un po' d'aceto, vado a far sì che la mia barbecue si sgrassa perfettamente. Avete notato? Io non ho sporcato nulla. Non ho fatto in modo che nulla andasse in difficoltà. Però se vi faccio vedere, basta un attimino il mio dolce, se no va a finire che lo brucia. Se vi faccio vedere, prendo la mia spazzolina. Non la tiro fuori perché continuerei dei macelli, però tento di farvela vedere così. Cioè io in questo modo la sto lavando, vedete? Si è tolto tutto al meglio possibile, perché ovviamente essendo nel lavandino
questo lavoro qua io vado a togliere tutto, vedete? Adesso? Adesso rimetto il mio coperchio. Mi raccomando, il coperchio è indispensabile, signore, perché se noi non mettessimo il coperchio, io qui avrei una cucina perfettamente in ordine, perché non ho sporcato nulla, con tutte le cotture che ho fatto, che avete notato, io non ho sporcato nulla. Se invece avessi in questo momento lavato la barbecue in maniera sbagliata, avrei avuto dei grossi problemi. Ok, la barbecue l'abbiamo lavata, perfettamente pulita, avete notato con il mio spazzolino, e adesso facciamo la carrellata dei piatti. Questa sera in 30 minuti abbiamo preparato baccalà arrostito, baccalà fritto con peperone crusco, palline di baccalà e patate. Abbiamo fatto anche un, perché c'è chi non lo mangia, ve lo dicevo prima, anche il nostro salmone. Abbiamo preparato i nostri cruschi, abbiamo fatto il nostro dolce, perché adesso lo giro e vi faccio vedere com'è il nostro dolce. Perché ve lo devo far vedere in diretta come lo giriamo. Guardate, ma l'ho poco cotto di più, però è perfettamente girato. E adesso vi faccio notare cosa ne deve uscire fuori. Questo esce fuori. In più abbiamo fatto dei panini, la fine del mondo. Guardate qua. No, ve li dovete vedere. Cioè, guardate qua. Sono, scottano, tenere in mano è un po' difficile, però abbiamo fatto delle rosette, ma veramente la fine del mondo, guardate, scottano. Adesso dovrei aprirle per metterci dentro la ciambotta, ma è un po' difficile perché scottano parecchio. Allora la ciambotta la metteremo, la porto qui perché così posso impiattare, la metteremo in quello lì che ho fatto ieri sera. Vi dicevo, la ciambotta, guardate qua, perfetta. Vedete? La avvicino dopo, perché adesso farei, ho la cucina pulita e la devo sporcare. Guardate che colori. Ecco qua. Ok. Ciambotta lucana. Allora, io ho finito. Vi ringrazio e vi ringrazio di cuore. Prendo un goccio del lucano di mio marito. Vedete, faccio tutto online. Lo metto nel bicchiere e brindo con tutti voi. Buona serata, grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Arrivederci.